Ponte di Ogni Santi, si va verso il sold out, strutture ricettive piene e tanti turisti in arrivo anche dall'estero. Napoli si piazza tra le 5 mete più desiderate dai visitatori e il comune predispone un piano anti-caos, esultano gli operatori del settore. Emiliano De Luca, nasce l'asse dei governatori. Un successo per la regione, la manifestazione per la pace a Napoli, e per De Luca è arrivata anche l'investitura del presidente della regione Puglia. Vincenzo è l'unico leader del Mezzogiorno, il PD lo ascolti di più. Latitante catturato mentre in tasca il sussidio. Lo hanno bloccato i carabinieri mentre prelevava il reddito di cittadinanza da un ufficio postale di Giugliano nel Napoletano. Era ricercato da luglio scorso, utilizzava sempre sportelli diversi per non farsi localizzare. Covid, da Salerno il monito di Figliuolo. Il governo è pronto a cancellare le ultime restrizioni, ma la sottovariante Cerberus avanza. Da Salerno arriva il messaggio del generale che ha combattuto la pandemia. Tenere alta la guardia, l'emergenza non è terminata. Ex Eliseo, il sindaco festa, così rinasce la città. Per il primo cittadino la riapertura ad Avellino dell'ex cinema rappresenta una svolta storica per la cultura. Si riparte nel segno di Ettore Scola, ma ora la sfida è sulla destinazione futura della struttura. Benevento, piano austerity, l'appello dei commercianti. Nel capoluogo Sannita si profila un Natale all'insegna del risparmio, con poche luci e addobbi per via del caro energia e dei prezzi alle stelle. Gli esercenti lanciano l'idea di ospitare artisti di strada per ravvivare il corso. Buongiorno dal TG di 8 Channel. Pienone in Campania in vista del ponte di Ogni Santi, strutture ricettive piene e tanti turisti in arrivo anche dall'estero. Napoli si piazza tra le 5 mete più desiderate dai visitatori. Vediamo. Le temperature estive di questo fine ottobre del ponte lungo di Ogni Santi regaleranno alla Campania un nuovo pienone sul fronte turistico. Visitatori italiani e stranieri hanno scelto di trascorrere qualche giorno nella nostra regione per godere delle sue bellezze. Secondo siti specializzati, Napoli è quinta nella classifica delle 30 mete più desiderate. Un segnale confermato anche dai dati relativi all'occupazione delle camere. Si va verso l'80% di occupazione camere. Napoli capofila per quanto riguarda le visite culturali, ma vanno benissimo anche le altre località culturali come Pompei, Ercolano, lo stesso Vesuvio e poi la penisola sorrentina, le isole, la costiera amalfitana e Salerno, che rappresenta sempre più quella piattaforma dell'area metropolitana della provincia che consente poi di poter raggiungere anche con escursioni diverse altre località. Il comune di Napoli intanto ha già approvato un piano anti-caos che prevede la ZTL nel centro storico, il divieto di transito per i bus, un servizio di taxi sharing tra i parcheggi ed il centro ed il rafforzamento del trasporto pubblico. La speranza è che il ponte di Ogni Santi possa far da traino anche per le festività natalizie, ma i rincari spaventano gli addetti al settore turistico. Sta anche determinando la scelta di alcuni operatori, soprattutto nelle località balneari, di chiudere anzitempo pur avendo richieste di prenotazioni per non erodere i guadagni ottenuti in questa estate della ripresa post-Covid. Alla manifestazione per la pace a Napoli ribadita con forza la richiesta di cessate il fuoco, ma per De Luca è arrivata anche l'investitura del governatore della Puglia, Emiliano, che dice Vincenzo è l'unico leader del Mezzogiorno. Vediamo il servizio. La marcia per la pace a Napoli, 25.000 ieri al plebiscito per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina. Un raggiante Vincenzo De Luca ha portato in piazza migliaia di ragazzi e docenti. Come usciamo da questa tragedia? O sul piano militare, ma sul piano militare significa andare alla guerra atomica, oppure sul piano diplomatico, che è l'unica strada. Per aprire la strada alla diplomazia è necessario il primo passo è il cessate il fuoco. C'era la precisa volontà di non politicizzare l'evento, ecco perché dal palco hanno parlato solo la Chiesa, il mondo dell'associazionismo e gli studenti. Ma nel frattempo dal retropalco arrivavano parole significative dal governatore della Puglia Michele Emiliano. Un vero e proprio patto tra presidenti, quello suggellato in piazza del plebiscito. Una investitura chiara che Emiliano lancia per De Luca, chissà per un terzo mandato o addirittura per la segreteria del PD. Io sono venuto qua perché mi ha invitato il presidente della Campania, che indiscutibilmente
il leader del Mezzogiorno in questo momento, se lo dico io deve essere vero, ed è una di quelle personalità delle quali il Paese e probabilmente anche il suo partito, il nostro partito, non può fare a meno. Quindi io mi auguro che la sua grande capacità, che oggi è stata dimostrata con questa manifestazione, gli dia un ruolo sempre più importante anche in Italia. L'inflazione sfiora il 12%, i rincari di energia e beni alimentari rendono il carrello delle famiglie sempre più pesante. A 8 Channel la preoccupazione dei cittadini. Inflazione record, si sfiora il 12%, non è mai stata così alta dal 1984, pesa sempre di più il carrello della spesa, i rincari di energia e beni alimentari stanno portando le famiglie a ridurre i propri acquisti. I prezzi sono esagerati. Sono alte, rinunciamo a tante cose. È un momento molto difficile sicuramente per tutti, soprattutto per le persone che come me hanno uno stipendio fisso e che quindi vedono questa oscillazione enorme, e si cerca di tagliare quello che è possibile. Crede che questo governo debba in qualche modo risolvere questo problema? È stato chiamato per fare questo, quindi se non lo sa fare se ne andassero a casa. Ci tenevamo a Draghi e stavamo ad un altro livello. Anche perché hanno garantito, insomma, di essere più presenti per le famiglie, per la disparità di trattamento, insomma, di eliminare il divario, vedremo. Indubbiamente la politica dovrebbe aiutare, così come logicamente anche gli italiani in sé per sé dovrebbero trovare le soluzioni nelle piccole cose del quotidiano e tutto quanto. Ho 80 anni, quindi ho vissuto, diciamo, tutti i governi, se si può dire così. L'inflazione c'è, cioè stiamo andando veramente, stiamo alla frutta quasi. Spero, cioè sono scettica, però io mi aspetto qualcosa. Veramente stiamo andando molto male, molto. Un cambiamento, chi lo sa, se andiamo peggio o meglio. Aspettiamo. Napoli, capitale della cultura, e il MAN è il museo archeologico più importante al mondo, ma i suoi tesori devono essere efficienti e fruibili, così il ministro della cultura San Giuliano. Ha scelto Napoli per la sua prima uscita ufficiale da ministro, esaltando le bellezze e la storia della città, ma ricordando anche che i tesori più preziosi vanno anche valorizzati e resi pienamente fruibili. Il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, ha fatto tappa al Museo Archeologico Nazionale. I beni devono essere innanzitutto fruibili e poi mi piacerebbe fare anche qualche contaminazione. Ho chiesto all'ottimo direttore, poi deciderà lui perché io sono un visitatore adesso, lui è il padrone di casa, se fosse possibile fare qui una mostra dei futuristi, perché nel futurismo, che è stata una delle più importanti correnti del Novecento, lanciata da Filippo Tommaso Marinetti, nel futurismo c'è un'idea di modernità, ma un'idea di modernità che viene dall'antico, dal passato. Non è mancato poi un omaggio a Benedetto Croce, con la visita del ministro alla casa del filosofo che si oppose sia al fascismo che al comunismo. Io sono napoletano e sono consapevole del fatto che la mia città è impregnata di cultura. Napoli è una delle grandi capitali culturali del mondo. Poi questo luogo per me assume un particolare significato. Croce dice: siamo tornati all'aria fresca, contro quella che era stata la cappa opprimente del positivismo. Ecco, credo che questa frase sia di immensa attualità. È stato arrestato davanti a un ufficio postale di Giugliano in Campania il latitante ricercato dai carabinieri e incastrato grazie al reddito di cittadinanza. Latitante da luglio scorso è stato arrestato dai carabinieri mentre prelevava il reddito di cittadinanza in un ufficio postale. È successo a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 45enne, condannato a 5 anni, 4 mesi e 27 giorni e destinatario di un ordine di carcerazione firmato a luglio scorso dal Tribunale di Firenze, ma mai eseguito perché lo stesso si è reso irreperibile ed è stato dichiarato dunque latitante. I carabinieri del nucleo investigativo
investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno monitorato i social network, il web e i suoi movimenti finanziari e proprio sfogliando il suo estratto conto hanno scoperto che fosse beneficiario del reddito. I militari hanno inoltre notato che qualcuno prelevava sistematicamente l'intera somma accreditata poco dopo il bonifico, ogni volta in un ufficio postale differente, soprattutto in provincia di Napoli. I carabinieri hanno individuato 6 uffici postali nei quali era ipotizzabile il prelievo da parte del latitante e nel giorno dell'accredito si sono appostati nei pressi di ognuno di questi. Il 45enne, in sella a una bici elettrica, si è presentato all'ingresso delle poste di via Primo Maggio nel comune di Giugliano. I militari sono intervenuti e lo hanno arrestato, portandolo nel carcere di Poggioreale. Il reddito è una cosa diversa dal gioco e dunque il fatto non sussiste. Con questa motivazione il Tribunale di Avellino ha assolto una 37enne residente nel capoluogo irpino che dal 2019 percepiva il reddito di cittadinanza nonostante nello stesso anno avesse movimentato con carte prepagate una somma di 300.000 euro su tutti i tipi di scommesse e giochi online. L'accanita giocatrice, che nel frattempo ha rigiocato e perso le somme vinte, aveva contestualmente percepito 12.600 euro dall'INPS. La tesi sostenuta dall'avvocato difensore, secondo la quale le vincite provenienti dai giochi non costituiscono reddito e dunque è stata assolta dal tribunale. Passiamo ora all'emergenza Covid. Il governo è pronto a cancellare le ultime restrizioni, ma la sottovariante avanza. Da Salerno arriva il monito del generale Figliuolo. Sentiamo. Il nuovo governo è pronto a cancellare le ultime restrizioni legate all'emergenza Covid. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sta lavorando ad un provvedimento che consentirà il reintegro dei sanitari Novax. Il bollettino dei dati sarà diffuso con cadenza settimanale e presto potrebbe decadere anche l'obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie. Ma il ritorno alla normalità deve fare i conti con l'avanzata della sottovariante Cerberus, che è in forte espansione. L'invito dunque è di prestare massima prudenza, come ha ribadito da Salerno Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid. L'ha detto ieri il nostro Presidente della Repubblica, la pandemia, il peggio ce l'abbiamo lasciata alle spalle, però bisogna continuare a tenere alta la guardia e sicuramente continuando con la vaccinazione, ripeto, specie per i più vulnerabili, per quelli che potrebbero avere gli effetti più severi di questa malattia, questo virus è mutato, sicuramente dà degli effetti meno severi, però da non sottovalutare nelle persone più deboli. Il generale d'Armata è stato premiato nell'ambito della 21esima edizione delle giornate della Scuola Medica Salernitana. Con lui anche Giuseppe Ippolito, che durante la sua esperienza di direttore scientifico allo Spallanzani riuscì ad isolare il coronavirus. Il Salerno è riuscito a mettere insieme un parterre d'eccezione. Non sono quelli arruffoni dell'ultima ora che vanno in televisione a raccontare qualcosa per di esibirsi. Le persone di oggi sono persone che hanno studiato, che hanno costruito e che hanno un principio di seguire metodi e criteri. Il metodo si costruisce in anno, i criteri si costruiscono con le prove. Questa è la scommessa per il futuro e non ce la dobbiamo dimenticare. La Giunta Comunale di Napoli ha approvato la delibera per la valorizzazione del cimitero delle Fontanelle per favorirne la riapertura in tempi rapidi e di restituire il sito alla fruizione della collettività, stanziati 200.000 euro per un progetto che prevede una serie di interventi di messa in sicurezza. L'obiettivo dell'amministrazione è di terminare i lavori entro la fine di febbraio 2023. Mediante avviso pubblico, la cui pubblicazione avverrà nei prossimi giorni, sarà poi affidata la gestione del cimitero a un soggetto esterno che, oltre a svolgere attività di monitoraggio, si farà carico di riqualificare il sito. Sarà così resa fruibile al pubblico una parte significativa del cimitero delle Fontanelle, in attesa di finanziare ulteriori interventi di messa in sicurezza idrogeologica che consentiranno di riaprire la totalità degli spazi. E dopo oltre 20 anni ad Avellino riapre l'ex cinema Eliseo con l'omaggio al maestro Ettore Scola. Tra i premiati Giovanna Ralli ed Edoardo Leo. Il sindaco Festa dice una svolta per la cultura della città.
Una giornata storica per Avellino, finalmente dopo anni di attesa il taglio del nastro che ha liberato l'Eliseo dall'ombra dell'incuria e ha dato nuova luce alla cultura cittadina. Nomi eccellenti danno il via alla prima edizione del premio Ettore Scola sotto la direzione artistica di Giovanni Veronesi, soddisfatto ed emozionato il sindaco Gianluca Festa. Dopo oltre 20 anni riconsegniamo alla città di Avellino, ma direi all'Irpinia, questo gioiello di una straordinaria bellezza, ma direi anche dal significato simbolico molto forte, il luogo della cultura, il luogo in cui sono cresciute generazioni, si sono formate menti, intelligenze. E penso che possa essere anche un giorno della svolta per la città. Mi piace l'idea che una città come Avellino, che non festeggia il cinema così di sovente, sia stasera al centro del cinema italiano. Ci sono tantissimi ospiti, tante persone che hanno aderito subito senza nemmeno pensarci un attimo. Tra i premiati della prima serata stasera si replica Giovanna Ralli ed Edoardo Leo. Particolarmente emozionata anche la figlia di Scola, Silvia. Molto emozionata perché mio padre era molto legato alla sua terra, lui è di Trevico in provincia di Avellino, e però nei suoi film, nella sua storia, la sua terra è stata sempre molto molto importante. Sarà un Natale all'insegna dell'austerity, con poche luci addobbi per via del caro energia e dei prezzi lievitati all'inverosimile. A Benevento incontro tra comune e i rappresentanti degli esercenti che lanciano l'idea di ospitare artisti di strada. Poche luminarie, niente maxi albero di Natale addobbi in generale a Benevento per il prossimo Natale. Alla base della decisione presa all'insegna dell'austerity, anche a Benevento, ci sono ovviamente i rincari di energie elettriche e materiali in generale, che stanno mettendo a dura prova anche le pubbliche amministrazioni che hanno così tagliato le spese per gli addobbi natalizi. Dopo le iniziali rimostranze dei commercianti, un incontro chiarificatore. Siamo riusciti a trovare con l'amministrazione dei compromessi per evitare che chi scende per le strade di Benevento vede fuoco spento e cannelle strutturate, come diciamo qui. In effetti poi ci sarà un'illuminazione più sobria, ovviamente, così come ci saranno poi le casette al posto del famoso albero che non viene montato per un eccesso di costi. Dall'incontro è anche venuta fuori una proposta proprio dagli esercenti per ravvivare le zone maggiormente commerciali di Benevento. Un festival degli artisti di strada, magari a basso costo, offrendo pernottamento a queste persone che vengono da fuori, per cercare comunque di mantenere tutto il periodo natalizio comunque una sorta di vitalità. Una situazione non certo semplice e piena di incognite, quelle di imprese e famiglie. Cambio di rotta ci sarà, quando ci saranno risorse dalle quali attingere? Pare che al momento non ci siano, e sicuramente in futuro probabilmente i distretti commerciali sui quali stiamo lavorando da tempo con l'amministrazione potrebbero portare delle risorse. Si terranno lunedì 31 ottobre gli accertamenti tecnici ripetibili sul cadavere ritrovato nel casolare di Santa Tecla a Monte Corvino Pugliano, al confine con Ponte Cagnano. Il prelievo del DNA e l'autopsia potranno chiarire l'identità della persona deceduta. Si pensa possa essere la 29enne milanese scomparsa Marzia Capezzuti. Intanto salgono a 7 gli indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Tra loro la sorella l'ex fidanzato di Marzia, il compagno, i due figli e alcuni amici di famiglia. Sono state riconosciute anche le parti civili, il padre di Marzia, Ciro Capezzuti, la madre, Laura Vincitore. In queste ore i carabinieri, dopo i nuovi rilievi, hanno anche riascoltato i vicini di casa della 29enne. Avrebbero raccontato di aver assistito a episodi di maltrattamenti nei confronti della donna avvenuti proprio nell'abitazione degli indagati. È stato presentato il calendario dell'Arma dei Carabinieri 2023 dedicato alla tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente del nostro territorio. Il calendario 2023 dell'Arma dei Carabinieri è dedicato proprio alla natura. Ieri la presentazione al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, ad illustrarlo il colonnello Luigi Bramati. Questo calendario sottolinea come l'ambiente sia al centro, sia posto al centro delle attenzioni dell'Arma dei Carabinieri, e per ambiente mi riferisco alla sua tutela a 360 gradi.
dalla vigilanza dei parchi e delle aree protette, fino ad arrivare alle indagini più complesse sul traffico di rifiuti o di materiale radiologico. E poi sappiamo che l'ambiente è anche un grosso affare per la criminalità, per cui non ci discostiamo dal solco delle nostre tradizioni di lotta alla criminalità di qualunque livello. L'ambiente è un grosso affare per i criminali ed è un bene preziosissimo da tutelare. Sappiamo che questo bene, la bellezza di Irpinia naturale e le risorse, si parlava prima dei parchi eolici, quindi della capacità anche di produrre in questo caso energia proveniente dal vento, sono anche questi dei beni da tutelare. L'intero progetto porta la firma dell'agenzia grafica di Armando Testa, con l'inconfondibile stile che fa della sintesi, del paradosso visivo e della ricerca sull'immagine, la sua cifra stilistica da decenni. Il turismo di Halloween premia Benevento, la città delle streghe, accoglie i turisti che per il ponte di Ognissanti scelgono di scoprire l'affascinante leggenda delle Janare. Il turismo del ponte di Ognissanti quest'anno, grazie alle inconsuete temperature, premia il mare ma traina anche Benevento. La città delle streghe affascina i turisti che la scelgono per scoprire tutto sulla leggenda delle Janare, le incantatrici legate al sannio e alla tradizione contadina. Prenotazioni e già qualche sold out per immergersi nel mondo di incantesimi, pozioni e legamenti amorosi, come confermato da Janua, il museo delle streghe di Palazzo Paolo V. Ci sono già varie prenotazioni di gruppi dalla Puglia, da Napoli, anche da altre parti d'Italia. Già dall'anno scorso c'è una grande richiesta proprio in questo periodo, anche perché racconteremo anche la nostra festa dei morti, che in passato era molto sentita. E dunque nuovi allestimenti per far riscoprire le tradizioni del sannio. Il sabba intorno al leggendario noce sull'onda della più commerciale Halloween. Janua lo fa con un percorso che si snoda da domani all'11 dicembre. Abbiamo una serie di eventi che abbiamo organizzato appunto dal ponte di Ognissanti fino a Santa Lucia. Ci saranno sia dei percorsi, quindi visite guidate per adulti, e poi abbiamo organizzato dei laboratori per bambini che al momento sono già sold out. Questi bambini incontreranno le nostre tradizioni associate anche a quelle di altre culture, tipo quella messicana, americana, celtica. Aree SNAI in Campania, appello dall'Irpinia dopo l'esclusione della Valle Ufita e Baronia, appello urgente del consigliere provinciale Franco Di Cecilia a rivedere la decisione e a includere i comuni rimasti fuori. Sentiamo. I comuni irpini, collocati tra la Valle Ufita e la Baronia, territori strategici, alle prese con un processo di sviluppo importante, non ci stanno a rimanere fuori dalle aree SNAI in Campania. Sulla questione scende in campo con determinazione il consigliere provinciale Franco Di Cecilia, il quale ripropone urgentemente una quarta area interna. Brindiamo all'ottimo risultato riguardante i 7 comuni dell'area del Cervare del Miscano che sono stati inseriti nell'area del Fortore. Però riteniamo, così come è stato per il Salernitano, per il Beneventano, per il Casertano, che la provincia di Avellino abbia tutti i requisiti per poter avanzare una propria autonoma richiesta di perimetrazione di area. Già nel 2019 l'allora presidente della giunta della comunità montana, il sindaco di Vallata Giuseppe Leone, aveva inoltrato questa richiesta, più volte sollecitata anche dal delegato per le aree interne, ma purtroppo insomma finora nulla. Abbiamo questa zona che si candida ad essere il volano di sviluppo non soltanto di Irpinia, ma ritengo dell'intera regione Campania. La stazione Irpinia, la Lioni Grotta Minarda, la ZES, la piattaforma logistica, abbiamo tutti i requisiti per candidarci ad essere un'area trainante. Non si spiegherebbe una esclusione, sebbene parziale, dei comuni ricadenti in quest'area. Torna l'ora solare in Italia. Nella notte bisognerà spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro alle 3 del mattino. La modifica consentirà di dormire nell'immediato un'ora in più. Parallelamente si perde un'ora di luce naturale mentre ci si avvia verso la seconda parte dell'autunno e quindi verso la stagione invernale. L'ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 26 marzo 2023, quando verrà ripristinata l'ora legale. Secondo Terra,
Moderna. Con l'ora legale sono stati risparmiati 190 milioni di euro. Ed è tutto con il nostro TG, grazie di averci seguito, vi auguro una buona giornata.